Sicuramente è una soddisfazione perché la primavera dell'Atalanta è sempre stata una delle squadre più forti, anche quest'anno lo stiamo dimostrando, essere capitano oggi è stata sicuramente una bella soddisfazione che mi porta a casa. La Coppa Italia noi ci teniamo molto perché è una competizione importante, l'anno scorso purtroppo siamo usciti in semifinale, ma quest'anno speriamo di arrivare fino in fondo. Avevamo la partita in pugno, però una disattenzione basta ormai a questi livelli per subire un gol e riaprire la partita. Poi però si è stati bravi a ricominciare a giocare come sappiamo e col bel gioco siamo arrivati fino alla vittoria con abbastanza larga. Sono molto felice perché ormai 2 anni fa ho subito un infortunio grave al ginocchio, ma col lavoro, con determinazione sono proprio contento di essere ritornato a pieno e potermi giocare ancora le mie possibilità in questa squadra, che è una squadra, come ho già detto, molto importante e lo stiamo dimostrando in tutti gli ambiti, questo mi fa solo che piacere. Sono qua ormai da 12 anni e con molti miei compagni ormai condivido lo spogliatoio da così tanto tempo e sicuramente per me venire qua tutti i giorni è solo che un piacere perché trovo gli amici da quando ho 6 anni, quindi non è solo una cosa che fa enormemente piacere. Risultato raggiunto, insomma, abbiamo passato il turno, abbiamo fatto anche una buona partita, potevamo chiuderla prima, invece siamo stati un po' imprecisi sotto porta, però penso che la prestazione ci sia stata e la vittoria sia insomma, meritatissima. Sul 2-0 la partita era chiusa, l'abbiamo riaperta noi con una disattenzione, insomma, una lettura di una situazione sbagliata in cui abbiamo concesso questa punizione a due in area. Poi da lì però insomma, abbiamo ricominciato a giocare, potevamo fare anche più gol, penso che oggi non ci sia niente da dire sulla prestazione dei ragazzi e la qualificazione è meritatissima. È stato importante l'approccio che abbiamo avuto alla partita, l'atteggiamento comunque sempre propositivo, sempre con grande attenzione ed applicazione, perché poi si rischia magari in queste partite di abbassare un po' il livello della prestazione. Invece, non è stato così, ripeto, abbiamo fatto bene, potevamo far meglio in alcune situazioni, soprattutto quando negli ultimi 15-20 metri, però alla fine insomma, la partita è stata fatta bene. È la nona partita in un mese che facciamo, è l'ultima, poi avremo un po' di vacanze. Sarà una bella partita, penso giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Noi stiamo bene e sicuramente vogliamo finire bene prima delle feste di Natale. In questi anni, sia nell'Under 17 che in primavera, insomma, ci siamo sempre confrontati con loro, soprattutto nelle fasi finali. Domani è una partita di campionato importante, da far bene, da fare servirà una grande prestazione per vincere, insomma.